commissario provinciale di Firenze. Sì, il mio breve intervento vorrei iniziarlo con tre ringraziamenti. Intanto per la segreteria uscente, per come ha operato in questi ultimi anni dell'ultimo congresso, ci ha condotto a questo congresso con una organizzazione rafforzata in termini di partecipazione, di attivisti, di militanza. Ringrazio e apprezzo le nuove realtà territoriali dell'Unione Aquilina, alcune delle quali ho personalmente potuto conoscere, con cui ho avuto modo di collaborare, e poi adesso già lo ha sbarcato, ma personalmente sento il dovere di portare l'orgoglio come componente direi organico dell'organizzazione da decenni ormai, un ringraziamento forte per la realtà coraggiosa, difficile dell'Unione Aquilina di Napoli, che credo sia un punto d'orgoglio per tutti noi. La difficoltà del nostro operare è enorme e sinceramente non riesco neppure a immaginare cosa voglia dire impattare le difficoltà abitative in una dimensione di tal genere. Beh, io penso che si debba portare anche l'orgoglio di alcune battaglie che ci hanno visto comunque vittoriosi e, se vogliamo, del tutto isolati. Penso a tutta la battaglia fatta con successo, che ha avuto una visibilità enorme nazionale, per quanto riguarda tutte le vicissitudini che si sono avute intorno al decreto legislativo 23, una legge fortemente voluta, cassata dalla Corte Costituzionale del giudizio tecnico, la quasi incredibile capacità di riottenere una normativa che ripristinasse un minimo di equità e ristabilisse il principio del patto cittadini-Stato. E ora, come sapete, il 15 maggio, a giugno avremo un nuovo pronunciamento. Il risultato è stato grosso, perché alcune tribunali comunque si sono già pronunciati sulla legge 80 in termini positivi, quindi questo lo posso attestare personalmente. Certo, come diceva bene Gianni, da un lato abbiamo un rafforzamento in termini di partecipazione, di nuove sedi, di nuovi militanti. L'intervento del compagno di Viareggio credo che sia assolutamente esemplare, di una vivacità, di una determinazione, di una volontà. Dall'altro lato effettivamente si sconta un attimo una difficoltà sul piano dell'impatto finanziario. Io direi che da questo punto di vista forse io proporrei che in questo congresso ci fosse una commissione sottocommissione che lavorasse solo su questo specifico aspetto e proponesse eventualmente qualcosa all'assemblea congressuale. Io ho la fortuna o sfortuna, dipende, di vivere una bella città, Firenze, città cara, una città come dire, da dove è partita, una realtà da dove è partita questa rottamazione che ha portato a questa terza repubblica. E quindi diciamo possiamo attestare quello che significa sul nostro territorio la nuova era renziana, ed effettivamente dobbiamo dire che se il cambiamento diverso deve essere quello di avere una nuova giunta insediata con un taglianastri come sindaco,
luogotenente dell'attuale Presidente del Consiglio, con un nuovo assessore alla casa che io non ho mai avuto il piacere di incontrare, di vedere, non so come sia fisicamente fatta, mi pare che se questo è il nuovismo e il nuovo trend, andiamo male. In più a questo si aggiunga la recentissima approvazione, in questo senso della Toscana, credo che sia esemplare di una prospettiva per noi e per l'inquilinato pericolosissima, dicevo, una nuova legge di governo dell'edilizia residenziale pubblica che di fatto ha trasformato strutturalmente l'edilizia residenziale pubblica da edilizia appunto sociale a intervento eminentemente di tipo assistenziale. È la mia personale convinzione che la nostra battaglia politica per una possibilità di realizzazione del diritto alla casa debba passare su un impegno sempre più forte su due fronti. Da un lato il fronte evidentemente dell'edilizia pubblica, delle risorse pubbliche. Dall'altro lato io credo occorra fare una battaglia politica per ripristinare un mercato, tra virgolette, un regime delle locazioni private che dia la possibilità di accesso alle persone. Non possiamo pensare che, a mio avviso almeno, che la risposta pubblica possa essere l'unica risposta al bisogno. Non mi riferisco al social housing, che evidentemente è un progetto di finanza e di tipo immobiliarista. Io mi riferisco a una diffusività di locazioni possibili, quindi nella ampia platea della proprietà immobiliare che è circolante in questo paese, con un surplus di plafondi immobiliari rispetto al bisogno. Noi dobbiamo a questo punto riuscire a ottenere, come dire, un patto per il quale una certa tassazione privilegiata deve corrispondere a una locazione altrettanto privilegiata. È una libertà questa, evidentemente chi non vuole stare su questo binario avrà la libertà di locare in altra maniera, ma certamente non può giovarsi di una tassazione privilegiata. Dopodiché, e vado a concludere, va fatto anche un lavoro di discostamento sulle contraddizioni di chi dice essere il governo del fare. Perché proprio 3 giorni fa ho partecipato alla commissione sull'emergenza abitativa e devo dire che lo sconforto era generalizzato da parte degli stessi uffici comunali, per cui noi eravamo insediati come commissione istituita per legge, ma quella era l'unica porzione della legge ad essere in quel momento funzionante e operativa, perché la regione Toscana ha bloccato totalmente l'erogazione dei fondi sia nazionali che regionali finalizzati, come dire, alla normativa, con la conseguenza ulteriore che in maniera provocatoria e per certi versi anche di autotutela il prefetto ha chiaramente dato l'indicazione di non disporre sospensioni dell'esecuzione degli sfratti stanti della mancanza di votazione di questi fondi. Io vi dico, siccome questa era comunque un intervento di politica attiva nel settore, dobbiamo evidentemente comunicare che una cosa è il dire, una cosa è il fare. E allora avere una legge che promette interventi, che insedia commissioni con una composizione variegata che va dalla Corte d'Appello alla Prefettura, ai sindacati, alle varie amministrazioni organizzate in sede di conferenze dei comuni, e poi non avere, come dire, l'erogazione dei fondi promessi è un qualcosa che evidentemente dimostra in maniera conclamata che noi non abbiamo, come dire, una corrispondenza tra quello che viene promesso anche per legge e quello che viene dato. Diceva bene ieri Walter in una riunione serale che abbiamo fatto,
effettivamente noi dobbiamo rovinare l'immagine di chi ci comunica una tranquillità che non ha da essere. Cioè la grossa sfida nostra è quella di disboscare, come dire, la cattiva fede, le pratiche negative di un modo di operare del governo centrale e delle varie amministrazioni che sono, come dire, conformate a questa maggioranza di segno PD. Dopodiché abbiamo condizioni per certi versi anche favorevoli, perché quindi dentro il PD ci sono delle contraddizioni forti, esiste una minoranza attuale, minoranza che può essere soggetto di interlocuzione insieme a un movimento che dovrebbe in qualche maniera affacciarsi forse un po' di più rispetto a realtà associazioni come la nostra, in modo quindi da fare un lavoro di utilità sul piano sociale, quindi esistono delle condizioni per fare un lavoro nei prossimi mesi possa essere di grande utilità. Grazie.